Monologo breve. La baronessa di Carini. Tutti parlano di sta vicenda e tutti dicono la sua. Mistere segrete ammucciate do castello la grua. Ca forse solo chiedi che ci stavano canusciano vero. E minacciate o paate ci stenniano un piatto su velo. Solo io ve la posso contare e tu non mi dire cos'è. Io saccio, io non m'ammuccio, poi vi dico perché. Se balatuna tu castello su assuppate di chianto, di grida maligne, sofferenza, pene, amore e vanto. A trabbia Cesare Lanza, per volere delle sagge geniture, con Lucrezia di Catania coronava lo suo sogno d'amore. E Dunza passava a buona, campava di mille stente, ma con la sua dote cangiava vita e addiventava potente. Essa accattava le feude, recuperando le bene di suo padre, addiventando lo più ricco rispetto a tante avoce. Guerriero e valoroso, nominato dallo re in trono, fu rispettato dalle palermitane come un politico buono. Dallo suo felice matrimonio la bella Laura nascia. Iddo capulia un mascolo, non gioia e manco ridia. E speculiano mentre sto sbucciolo del rosa crescia, allo barone Carinisi Vincenzo la promettia. Ma per Laura sta decisione era china di provolazzo, perché lo suo cuore per Napoli sbattia come un pazzo. Lo suo volere non contava in faccia le bene e le denare, e costretta da suo padre all'altare si lappa a maritare. Ma lo cuore da baronessa era sempre più confuso, pensava a quando aveva incontrato la Ludovico per caso. Piddo provava simpatia, passione e desio d'amore, e quando suo marito partia si viriano con gran ardore. Ludovico era giovane e vivace con bellezza e tinchite, e quando Ide era sola l'aiava a trovare un niegge. Ido l'accarezzava e l'abbrazzava continuamente. Amore mio, scappamo un semmola, fammi contente. Mio marito Vincenzo è tinto e geloso e assai potente. Si scappamo lo dove ne fa cercare fino all'altro continente. Vincenzo intanto per avere un figlio sempre smaniava, e dopo 7 anni la sorte, o forse per Ludovico, l'accontentava. La baronessa ci mostrava amore e lo traria con favosia, e quando suo padre lo sappe ne pigliava quasi una malattia. Lo figlio era preciso a Ludovico e Laura chisto lo sapia, ma sta verità pesante non poteva nascere alla luce do sole. E passavano le ore, le giorna e le anni a muccione, ma poi fu scoperto da suo marito sto grande sonore, e accordato con suo soggero sdesangato e senza valore, fecero complotto per avere sorte, dote e lo perso onore. Davanti a due testimone Laura fu cotediata a morte, eppure per Ludovico non cangiava sta mara sorte. Dallo castello lo sangue impetrato oscuro lassava la mano da baronessa Laura andalo muro, e mentre padre e genero foro a sorte dalla corte, l'amore di Laura e Ludovico continua dopo la morte. Vagano un semmola lo 5 dicembre ogni anno, per le stanze du castello donne l'amore ancora fanno, e si stringono e si vasano, libere da omene assai vile, avvantate da paesane o letterate grande e anche giovanile, da sta vicenda che tutte sanno da baronessa di Carini.